Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Ieri si è conclusa la stagione della Serie A femminile, si è conclusa ieri perché molti non lo sapevano, ma c'erano gli spareggi salvezza e siamo qui dunque per fare il pagellone finale della Serie A femminile. Quindi cominciamo come quella per il maschile, cominciamo dalle ultime e andiamo su alle prime. Cominciamo con l'Empoli Ladies, voto 4,5, stagione negativa per l'Empoli Ladies, perché francamente arrivare ultimi non era probabilmente, come posso dire, all'inizio non era sicuramente una cosa che sembrava possibile. Però ecco, una squadra che comunque ci ha sempre messo, devo essere sincero e devo fare i complimenti comunque a tutte le squadre della Serie A femminile, perché comunque hanno messo sempre l'anima, anche se erano già retrocesse, così comunque sono sempre state partite lottate fino in fondo. Sono ovviamente, però l'Empoli Ladies è in dubbio che retrocedendo, facendo solo 11 punti, 4,5 è quello, 4,5, 4,5 anche per do 5 al Ravenna, al San Zaccaria, cioè Ravenna Women. Gli do il 5,5 invece perché sono retrocesse anche loro a pari merito col Pittsburgh Bayern, e a un certo punto sembrava che dovesse essere salve, poi hanno dovuto fare lo spareggio e l'hanno perso i rigori, e quindi situazione non proprio ancora non chiara, perché potrebbe anche saltare qualcosa, anche se ormai non credo più, visto che c'è stato fatto un ricorso, ma credo che ormai non si possa più cambiare nulla. Comunque per il San Zaccaria un 5 credo che sia giusto. Pink Sport Bari, voto 5,5, perché comunque è vero che si sono salvati, ieri hanno vinto lo spareggio col Pro San Bonifacio, però credo che oggettivamente ha fatto molta fatica. Gli do mezzo punto in più al Ravenna solo proprio perché si è salvato, punto, basta, solo per quello. Ma si poteva fare un po' di più per il Pink Sport, e 16 punti, e comunque diciamo che se lo spareggio non si fosse giocato sarebbero retrocesse, quindi per forza non potevo dargli un voto un pochino più alto. Sassuolo, voto 6,5, perché comunque Sassuolo do così alto perché a un certo punto era l'ultimo della classe, sembrava spacciata, si è rialzata, è riuscita a salvarsi e ha vinto il playout contro la Roma, e non era così facile, è una squadra che ha vinto, stravinto il campionato e poi ha perso poi lo playoff, però era veramente una partita molto complicata per il Sassuolo. Sono state brave le ragazze del Sassuolo a vincerla, quindi credo che il 6,5 se lo meritino tutte. Res Roma e AGSM Verona, tutte e due do 6, scusate, anche al Valpolicella, quindi a tutte e tre 6. Un campionato tranquillo, senza spicchi e senza crolli, e un campionato che è andato avanti così, e credo che alla fine alla fine 6, perché per quello, cioè non hai fatto né un campionato negativo ma neanche un campionatone, quindi hai fatto un campionato lineare, un po' come il Bologna, ho messo il Bologna in quella maschile, no? Che sono quei campionati da 6, e loro hanno fatto un campionato da 6, a velocità di crociera, salvezza tranquilla, mancata qualificazione alla Champions che era impossibile a un certo punto perché Juventus e Brescia hanno viaggiato a ritmi forsennati, quindi così sono. Atalanta Mozzanica, voto 6,5, perché do mezzo punto in più rispetto al Valpolicella, al Verona e alla Res Roma, semplicemente perché hanno vinto la Coppa Italia e quindi perché hanno vinto il derby contro il Brescia, che per loro è sentitissimo, e tra l'altro quella vittoria del Brescia per l'Atalanta è balsa praticamente rispetto alla Juve, perché contemporaneamente la Juve stava perdendo a Firenze e l'Atalanta, vincendo quel derby col Brescia all'ultimo secondo, ha permesso alla Juve di rimanere a pari punti e quindi di poi vincere il campionato. Quindi i tifosi della Juve dobbiamo essere grati comunque all'Atalanta per questo campionato, no? Fiorentina 7,5, do 7,5 alla Fiorentina perché comunque anche lei è partita malissimo, la Champions l'hanno giocata anche bene perché hanno battuto il Fortuna in squadra danese, ma poi sono debuttati fuori perché ci sta, la Champions ancora è di livelli troppo superiori.
Però bisogna anche essere onesti e comunque fare i complimenti a una squadra che nella seconda parte di stagione ha fatto benissimo, è arrivata terza pari merito col Tavagnacco, che ciò non vuol dire Champions, non vuol dire nulla, ma vuol dire comunque essere a buonissimi livelli. E poi ha vinto la Coppa Italia proprio domenica, quindi vincendo la Coppa Italia credo che insomma si sia meritata, scusate, sabato l'ha vinta, credo si sia meritata assolutamente, come possiamo dire, il voto che gli sto dando, perché comunque vincere un trofeo non è mai facile. Tavagnacco voto 7 perché ha fatto un grandissimo campionato, ha portato la Dacia Arena anche nel calcio femminile, questo mi fa piacere, mezzo punto in più rispetto all'Atalanta Mozzanica, anche perché ha fatto due posizioni in più, quindi per quello. Ma bisogna fare comunque i complimenti anche al Tavagnacco, anche se sono squadre che non hanno potuto lottare per la Champions, visto che solo le prime due ci vanno, e la Champions credo che Juventus e Brescia avevano già preso il largo da un bel po'. Entriamo nella zona caldissima, Brescia, voto 8. Sono un po' cattivo, nel senso l'8 alla fine non è un voto alto, avrei dato molto di più. La Coppa Italia secondo me è la mazzata finale che ha tolto qualche voto in più al Brescia, perché io avrei dato 9 al Brescia, però a quel punto lì guardo e dico il Brescia è rimasto alla fine solo con la qualificazione in Champions. Sì, ha vinto la Supercoppa, ma io la Supercoppa non la considero un trofeo solo per la nuova stagione, ma soprattutto per l'altra stagione. Sicuramente il Genoa e il Brescia ha fatto qualcosa di eccezionale, ha fatto un cammino perfetto quasi, ha perso solo con la Juve e con l'Atalanta, ha fatto gli stessi punti della Juve, e pur secondo me avendo una rosa inferiore, però questo 0 titoli, quando sembrava c'era la possibilità di vincerle entrambe, per un certo punto Brescia era in gioco su tutte e due, e secondo me pesa tanto, anche perché il Brescia aveva più esperienza con molte giocatrici rispetto ad altre, rispetto alla Juve ad esempio. La Juve poteva pagare un po' l'inesperienza, ecco, mi aspettavo tra l'altro l'uscita in Champions, che ci sta, io non faccio mai colpe sulla Champions, soprattutto al calcio femminile, la sconfitta dello scudetto e poi la Coppa Italia. Una volta battuto il Tavagnacco, sinceramente pensavo che il Brescia potesse battere la Fiorentina, perché a quel punto lì pensavo che dopo il battuto il Tavagnacco in semifinale fosse ormai passata la botta dello scudetto, invece la sconfitta in Coppa Italia abbassa di tanto il voto. Brescia rimane solo con la Supercoppa vinta a settembre, tra l'altro Supercoppa che ha vinto però con due secondi posti dell'anno prima, perché la Fiorentina era campione d'Italia e campione di Coppa Italia. Quindi assolutamente credo di dover dare 8, poi chiaramente come sempre possiamo discuterne tranquillamente, sempre ovviamente in maniera civile in chat qua sotto, nei commenti, io rispondo quando posso, rispondo a tutti. E poi ultima squadra, Juventus, voto 9, anche qua non gli do, 9, non gli do il 10 perché 10, 9 e mezzo scusate, non gli do 10 perché 10 è la perfezione, il 9 lo do per il punto in meno, non gli do 9,5-10 perché li reputo veramente la perfezione, non li ho dati neanche alla Juve maschile. Gli do 9 perché comunque hai giocato la Coppa Italia e diciamo l'hai un po' buttata via, sempre per modo di dire, per tanti errori tuoi, ecco. Però bisogna dire la verità, la Juventus è stata uno schiacciasassi, ha vinto quasi tutte le partite, ha perso soltanto col Brescia e con la Fiorentina, quindi due squadre veramente toste. E il problema della Juve, secondo me, problema per modo di dire, è stata un po' l'inesperienza, che come logico queste ragazze potevano patire, perché primo anno tutte insieme, primo anno di calcio femminile per la Juventus, parlando di prima squadra e di squadra primavera, e credo che la Juve stia facendo qualcosa di eccellente. Mi è dispiaciuto tantissimo della Coppa Italia, perché alla fine viene buttato fuori dal Brescia in una partita dove non meritava di essere buttata fuori, ma che ti sei buttata fuori da sola perché hai sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. E alla fine credo che il 9 sia giusto, perché la squadra si qualifica, al primo anno si qualifica in Champions, primo anno
vince il campionato, porta tanta gente allo stadio, fa fare il salto di qualità probabilmente a livello mediatico al calcio femminile, quindi ci sta tutto, insomma, credo che sia il voto giusto della stagione per la Juve femminile. Non credo che la Coppa Italia valga mezzo voto, la Coppa Italia vale un voto, per quello do 9. Se avesse anche, non dico vinto, ma fosse arrivato in finale in Coppa Italia, sicuramente il voto l'avrei alzato ancora di più. Diciamo che c'è stata anche la sfortuna di beccare proprio il Brescia, ecco, cioè, proprio beccare il Brescia in quarti di finale non è che è stata proprio fortuna. Comunque, veramente da fare i complimenti a tutte. Menzioni particolari per Roma femminile, che ha perso lo spareggio col Sassuolo nonostante abbia vinto il campionato, e a loro gli do anche un 8. Hai vinto il campionato, stai giocando uno spareggio, l'hai perso, però vanno gli applausi. Anche per la Pro San Bonifacio, che perde invece lo spareggio col Pink Bari, e anche l'8 anche a voi, perché comunque, ragazzi, non mi dispiace, ma purtroppo questo regolamento vi penalizza un po'. Voti più alti, cioè do 8,5 all'Orobica, che invece passa e viene in Serie A, e 9 alla Florenza, che viene in Serie A. La differenza di mezzo punto è che la Florenza è stata uno schiacciasassi, e secondo me il prossimo campione di Serie A potrebbe tranquillamente arrivare a metà classifica, perché è una grande squadra, veramente. Comunque, attenzione, l'anno prossimo ci saranno altri due derby: Atalanta-Mozzanica, Orobica, e Fiorentina-Florenza. Sarà una bella Serie A. Devo essere sincero, mi sarebbe piaciuto venisse su anche la Roma femminile per vedere anche il terzo derby, però va bene così. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento nei prossimi video. Non chiudo qua col calcio femminile, perché c'è il campionato primavera, quindi andrò avanti col campionato primavera. Parleremo di quello, parleremo un po' di cose, quindi insomma, seguitemi sempre e al prossimo video. Ciao!